Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Oggi voglio far vedere il mio mazzo di Yu-Gi-Oh! Che non è un mazzo competitivo, non è con la banlist attuale che neanche conosco, è un mazzo che ho fatto anni fa per giocare con gli amici. Noi giochiamo con i mazzi scrausi, diciamo, cioè, e che spendiamo poi, cioè, per fare questo mazzo, l'ho speso in tutto 30 euro. Quindi capite che non è competitivo, ma è un mazzo divertente ed è un mazzo drago bianco. Uso, cominciamo in modo strano dalle trappole, ne uso 5, sono Giudizio Solenne, Corrente Fotonica, Catena Demoniaca, Vigilanza del Campione, che è praticamente Giudizio Solenne, con se hai un drago bianco in campo, e Richiamo del Posseduto con l'arte, quella censurata, non quella originale con le lapidi a forma di croce. Comunque, non so se sono ancora tutte legali, ai tempi lo erano. Di carte magia ne ho 15. Qua c'è un po' più di roba standard, tipo Reliquiario del Drago, che lo giocano in molti, uno per uno, se gioca nel Mazzo d'Oro Bianco, Sepoltura Sciocca anche. Spada Rivelatrice la uso solo io, penso. Mostro Resuscitato, arte censurata anche questa, perché l'originale c'era l'Anche Egiziano. Poi due pianti d'argento, sono molto interessanti. Fardello del Potente mi ispirava, perché il mio amico aveva il mazzo solo sincro, quindi questa carta contro lui era molto buona. Soffio esplosivo di distruzione perché non ho voglia di spendere 10 euro per Raigeki, mi piace giocare budget. Scambio di anime, fa sempre comodo. Polimerizzazione e fusione futura perché uso delle fusioni nel mazzo. Carta della consonanza, questo è uno standard in tutti i master bianchi, come Baratto, purtroppo solo uno e uno. E distruzione schiacciante. Qua, le carte magia, qualcuna standard, qualcuna no. I mostri invece sono, cioè, nessuno usa il setup che uso io, a cominciare dal primo, che è il drago lucente occhi blu, non lo usa nessuno, l'ho giocato pochissimo, ma quelle poche volte che lo giochi ti senti potente. Poi ovviamente non è un mazzo drago bianco senza tre draghi bianchi occhi blu, due con l'arte originale, uno con questa qua. E altri due mostri normali, due draghi di Alexandrite, perché un 4 stelle 2000 fa sempre comodo. Ah, e anche Guardia Flamwell come tuner a una stella. Poi abbiamo Cavalcatrice di Tempesta, sempre tuner a una stella. C'è sì e no, cioè non è carta proprio principale. Poi Fanciulla con gli occhi di blu, che è una delle mie carte preferite di questo mazzo. Non so perché non è giocata da molti. Poi invece Saggio con gli occhi di blu, la pietra bianca della leggenda e la pietra bianca degli antichi, queste tre le giocano praticamente tutti. Poi Kaibaman, che pensavo di sostituire, ma non ho trovato una carta per sostituirlo. Magari il drago alternativo, ma costa troppo. Poi Drago Eliosfera di livello 4, e uso mostri di livello 4 perché, a parte il budget, ho una tattica carina con l'extra deck. Drago Eliosfera molto interessante per questa tattica. Avanguardia del Drago. Angelo Splendente censurato anch'esso, gli manca l'aureola. L'Onesto, che nei mazzi luce un onesto ci sta. Drago Miraggio per l'effetto simpatico. E poi due di livello 6, che sono il Drago Ieratico di Tefnut e Kaiser Glider, che li uso sia come materiale sincro, che come combo a due carte, che se sacrifichi come tributo il drago di Eratico per evocare Kaiser Glider, puoi evocare un mostro normale dal mazzo che è la Guardia Flamme, e fai subito il sincro di livello 7. Ora per l'extra deck, anche questo è più standard, però non è quello base di tutti i mazzi che si vedono. Abbiamo due fusioni. Le due fusioni, il drago esplosione gemello e il drago occhi blu finale, che serve per il drago lucente occhi blu, ovviamente, anche se il drago esplosione gemello è molto più forte. Poi abbiamo, per la zona sincro, Samsara di livello 5 con l'Hank non censurato, non so come mai su lui no. Poi lo standard drago luce lunare rosa nera, drago sincro alla cristallo, questi li giocano tutti. Il drago argento occhi azzurri lo giocano tutti, e il drago spirito occhi blu lo giocano tutti qua. I sync sono un po' più standard. Per gli XYZ invece, poi non ho i link perché ho smesso di giocare con gli XYZ, come anche i miei amici J Pendulum, noi mai usati. Abbiamo Jean Dragon Regina,
è simpatica perché mi rievoca i mostri di livello 7 superiori, a 5 superiori dal mio cimitero. L'ho messa giusto per questo. Poi Dragotrono finale che non lo gioca nessuno, però l'effetto è simpatico. Poi più standard Cipher, Dragocchi Galattici che usano tutti, ovviamente il numero 95 Materia Oscura, che anche questo lo giocano tutti nei mazzi veri bianchi. Questo mazzo, essendo che non faccio tornei, lo uso con i miei amici, è simpatico, divertente da usare, non ci pretendo ovviamente di farci tornei, perché i tornei, a parte non divertirti, ti arano. Comunque, se avete pochi soldi, volete farvi un mazzo divertente per giocare tranquillamente con gli amici e vi piace il mazzo come carta, come mazzo di mazzo drago bianco, questa variante qua, secondo me, la potreste provare. È ovviamente migliorabile, è uno spunto di partenza, senza troppe pretese, però rispetto a spenderci 100 euro per un mazzo da torneo e fare i tornei, dove bisogna starci dietro a Yu-Gi-Oh! Cioè, è troppo pesante per me come gioco a livello di meta competitivo. Comunque, se avete qualche idea per migliorare il mazzo restando comunque come base sotto i 10 euro, perché io non spendo più di 10 euro per una carta, anche se anni che non compro più niente, fatemelo sapere nei commenti. Arrivederci.